Corrado Cotta, avevamo parlato alla vigilia di una partita che sarebbe stata inevitabilmente diversa da quella dell'andata, così è stato, il Varese inizia nel migliore dei modi il 2024. Sì, prendo spunto, buonasera a tutti, quello che ci siamo detti, siamo una squadra diversa, lo sapevamo già, poi oggi probabilmente la riconferma, ma ci sono anche degli interpreti diversi, nel senso che rispetto a Bra abbiamo cambiato, giustamente qualche giocatore che è arrivato in ritardo, giustamente qualche situazione, e poi la squadra è cresciuta, la squadra non è quella della prima giornata, ma ben venga questo tipo di atteggiamento, questo tipo di risposte, perché vuol dire che poi nel quotidiano la squadra lavora per poter migliorare, anche se poi oggi, onestamente, ma per una questione solamente di disordine tattico nel primo tempo, poi abbiamo dovuto allargare stampi e andare a tre, perché con qualche giocatore non riuscivamo a tenere la posizione. E siamo stati poco bravi ad accompagnare in due o tre situazioni che dal fondo abbiamo messo palla. Mi ricordo quella di Stampi e quella di Luca, quasi sulla linea di fondo, le palle poi che vengono all'interno del campo, e se hai gli appoggi giusti magari riesci anche andare a concludere l'azione, e se trovi la porta 99% lì è gol. Poi nel secondo tempo qualche variazione, ma era già un po' da programma, e niente, l'abbiamo sbloccata, e poi abbiamo preso, dal mio punto di vista, consapevolezza che la gara la potevamo andare a chiudere, la potevamo andare a vincere, e l'abbiamo fatto, e anche in due o tre situazioni abbastanza giocando e con giocate pulite. Vedi il secondo gol, secondo me di ottima fattura, e la situazione ancora con Di Maira sul lato opposto. Dovevamo ripartire bene, siamo ripartiti bene, e sono sicuramente tre punti importanti per tutto, ma soprattutto ci dà la possibilità di andare domenica contro la Vagnese a cercare di fare ancora il nostro tipo di partita, il nostro tipo di atteggiamento, e cercare poi di rivincere la partita. Questa è una corsa che dobbiamo fare su noi stessi. Poi vediamo a un certo punto nel campionato se siamo stati bravi o meno bravi, indipendentemente dagli altri, perché poi onestamente la squadra sta continuando a crescere, sta continuando a lavorare in un certo modo, più di così non si può fare. Abbiamo concesso poco o niente, al di là degli ultimi 10 minuti del primo tempo, ma lì è una questione di disordine. Non riuscivamo ad accorciare per distanze, ma per distanze, perché poi la copertura del campo, specialmente nel reparto dei centrocampisti, diventa fondamentale, se no ogni volta la linea deve scappare, la linea poi se deve andare a giocare in uno contro uno ai 20-25 metri, poi lì può succedere di tutto. Si è parlato sempre dell'importanza di avere una rosa lunga, oggi c'è stata proprio una palese dimostrazione con i cambi che hanno spaccato la Sì, partita. oggi è perché il presente è oggi, ma anche in altre partite abbiamo visto che chi poi è subentrato è riuscito a darci qualcosa in più, ma lì bisogna fare complimenti al singolo giocatore e al gruppo di lavoro che entrano e giocano per dare un qualcosa. Poi magari se qualcuno si arrabbia io sono contento, voglio dire. Fa parte del gioco. È chiaro che adesso parlavo giustamente col patron, la competizione tante volte è fondamentale, perché poi ti ritrovi, io delibero la formazione, vi dico la verità, alla domenica prima della partita, un'ora e mezza prima della partita, e adesso mi divertirò un po' a buttare le pettorine nelle partitine e le mischie, perché io non le arbitro, le arbitra il mio secondo Mario, perché arbitrare poi le partitine della settimana, quello è bello, la motivazione, la voglia di vedere che la squadra giorno dopo giorno viene al campo, si allena, si diverte, eccetera, eccetera. L'unica cosa, mi hanno fatto una richiesta per la terna settimanale, ma io non riesco proprio. Adesso, se voi potete darmi una mano, se c'è qualcuno che è disponibile, si prende le proprie responsabilità, perché lì scatta anche, palla c'è, palla non c'è, gol sì, gol no, scatta anche un qualcosina. Secondo me è antipatico da andare a gestire. Io mi sono rifiutato.